Bentornati amici, un saluto da Luigi Duchi. Oggi parleremo di videosorveglianza, lo faremo con un brand che abbiamo già visto in passato, Reolink, che devo dire che nel corso del tempo è passata da produrre dispositivi entry level a produrre anche dispositivi di notevole fattezza. È proprio il caso di questa videocamera di sorveglianza RLC810A. Questa videocamera di sorveglianza ha una risoluzione 8 megapixel, quindi 4K al video, ha una porta di rete, quindi può essere anche alimentata con il protocollo PoE, Power over Ethernet, ed è compatibile anche con gli assistenti domestici di casa Google. Per quanto riguarda invece i dispositivi di casa Amazon dovremo attendere ancora un po', ma insomma il rilascio è imminente, quindi potremo utilizzarla anche con quella. È una vera e propria videocamera di sorveglianza che può competere tranquillamente con brand noti nel settore, riesce a lavorare stand alone, riesce a memorizzare anche tramite una memory card inserita al proprio interno, oppure si può integrare all'interno di un ecosistema NVR Reolink e quindi poterla sfruttare appieno della sua potenzialità. Ovviamente è gestibile tramite il protocollo ONVIF, flusso RTSP come tutte le Reolink, quindi non manca veramente niente a questa videocamera di sorveglianza. Io direi di andare ad aprire questa scatola, guardiamo cosa c'è al suo interno, dopo andiamo a snocciolare un po' tutte le caratteristiche tecniche e poi andiamo finalmente a vedere una visione di immagine di questa videocamera di sorveglianza Reolink. Ecco la confezione della Reolink RLC810A, andiamo ad aprirla, vediamo cosa contiene al suo interno. Allora, un bel cavetto Ethernet, interessante, in genere non si trova mai all'interno della confezione. Allora, un bel gruppo di opuscoli informativi, vediamo un po', ecco qua, adesivo, più di un adesivo a dire la verità. Libretto di istruzioni, DIMA per il fissaggio a parete, pressa cavo per rendere stagno la connessione del cavo che andrà ad inserire, tasselli e infine la telecamera. Eccola qua. Allora, devo dire, corpo in metallo di ottima fattura. Allora, 105x60. Invece la dimensione della lunghezza totale è 192, la larghezza invece è 68x81, questo diciamo altezza qua. Cos'altro dire? Sensore da 1,249 pollici, CMOS sensor, risoluzione 8 megapixel, quindi 3840x2160, 25 fotogrammi per secondo, quindi devo dire che per avere una risoluzione 4K è anche molto molto fluida. Purtroppo comprime le immagini solo in H.265, ma questo sarà un trend di tutte le telecamere future, perché ovviamente esiste un metodo di compressione migliore rispetto all'H.264, di conseguenza verrà sfruttato su tutte le nuove telecamere di nuova tecnologia. Questo attualmente ne impedisce l'utilizzo con Home Assistant, perché come sappiamo bene Home Assistant gestisce solo H.264 come compressione di immagine, ma spero che in un futuro Home Assistant si preoccupi di andare ad utilizzare un formato più recente quale l'H.265. Detto questo, lente da 4 mm. Ovviamente abbiamo anche l'infrarosso, quindi si riesce a vedere l'immagine anche durante la notte, devo dire fino a 30 metri e con ottima fattura. Dopo magari lo vedremo un'immagine notturna, ci renderemo conto di quello che è il potenziale di questa videocamera. Riesce a registrare anche l'audio e, come vi dicevo prima, porta PoE, quindi Power over Ethernet, quindi si riesce ad alimentare o tramite lo spinotto, quindi alimentazione a 12 volts 1 ampere, oppure tramite Power over Ethernet a 48 volts attiva, quindi tutti gli switch diciamo di recente costituzione hanno questo protocollo PoE.
Cosa altro dire? La porta Ethernet 10-100 non è gigabit, ma questo non lo è in nessuna telecamera di sorveglianza. E abbiamo anche lo slot qua dietro, svitando queste due viti per inserire la micro SD. Quindi devo dire che si riesce a gestire la registrazione anche senza utilizzare il cloud Reolink, quindi utilizzando semplicemente la SD al suo interno, oppure, come vi dicevo prima, è possibile inserirla in un contesto di NVR, quindi avere poi la possibilità di andare a rivedere anche le immagini. Insomma, è sicuramente un surplus rispetto a questo. Bene, non ci dilunghiamo ancora, andiamo a metterla in opera e poi andiamo a vedere la risoluzione delle immagini, che devono essere decisamente ottime, visto che riesce a raggiungere tranquillamente i 4K. Ecco qua, ho collegato la Reolink RLC 810A ad un iniettore PoE sul mio banco da lavoro. Prendo la connessione da questa presa qua, esco con il cavo bianco e dentro l'iniettore PoE, esco nuovamente con un altro cavo, questo blu, che porta in questo caso alimentazione e connessione internet alla Reolink. Troviamo inoltre il pulsante di reset, che eccolo qua, attaccato a questo spinotto, e anche lo spinotto opzionale per entrare con l'alimentatore a 12 volt. Se decidiamo di alimentare la videocamera di sorveglianza tramite alimentatore esterno, che non è incluso nella confezione, sarà comunque necessario portare il cavo di rete per portare la connessione alla nostra videocamera di sorveglianza. Ovviamente l'iniettore PoE non sarebbe stato necessario se avessi scelto di connettere la Reolink al suo NVR, in quel caso sarebbe stata alimentata direttamente tramite cavo di rete dall'NVR direttamente, o in alternativa avrei potuto connetterlo ad uno switch con protocollo PoE a 48 volt. Ecco, la videocamera Reolink si riesce tranquillamente a configurare con la propria applicazione disponibile sia per iOS che per Android, e inoltre è possibile anche scaricare il software dal sito ufficiale reolink.com, disponibile sia per Windows che per Mac, quindi è possibile configurarla direttamente anche da computer. Una volta connessa ad internet, la videocamera di sorveglianza viene rilevata in automatico, purché e lo smartphone sia nella stessa rete, dall'applicazione Reolink. Stessa cosa per quanto riguarda il programma disponibile per Windows e per Mac. Una volta connessa la videocamera, verrà individuata immediatamente, sempre che sia tutto sulla stessa rete. Ci chiederà di inizializzare la videocamera di sorveglianza, lo vedremo fra poco, sia che parliamo dell'applicazione, sia che andiamo a parlare del programma per PC e per Mac. Ecco, in occasione della configurazione delle altre telecamere Reolink che abbiamo visto in passato, vi avevo fatto sempre vedere l'applicazione da telefono. Questa volta invece vi voglio far vedere il programma sul mio Mac, che ovviamente è disponibile anche per Windows, quindi è praticamente identico. Come notate, ho appena connesso la telecamera, questa qua è una telecamera che già avevo esterno, ma abbiamo subito sotto un'altra videocamera di sorveglianza chiamata provvisoriamente Camera 1, il nome di default, non inizializzata, quindi è proprio quella che abbiamo connesso prima, la RLC 810A. Clicchiamo sopra e ci chiederà appunto di andare ad inserire una password che dovrete creare, quindi selezionatene una e cliccate su prossimo. Modifica il nome del dispositivo. Possiamo chiamarla test, giusto per fantasia. Finito. Ecco qua. E questa è la nostra videocamera di sorveglianza, che dovrebbe essere già disponibile sul nostro account Reolink. Non so quante funzioni si possono fare dal software, perché sinceramente non l'avevo mai scaricato. Vediamo un po'. Password di sblocco, lingua, percorso di download, stato del sistema, registra. Allora, si può anche eventualmente andare a registrare direttamente su una cartella del computer con questo programma. È molto molto interessante. La stessa cosa si può fare direttamente dall'applicazione. Ora ci sposteremo sull'applicazione del telefono, dalla quale si potrà anche registrare direttamente sulla SD del dispositivo.
Ecco, aprendo l'applicazione, come notate, vi trovate direttamente la videocamera di sorveglianza configurata. Questo perché l'abbiamo fatto precedentemente da computer. Sarebbe stata esattamente la stessa cosa se invece di farlo da computer l'avessi fatto direttamente da applicazione. Avrei trovato la telecamera da inizializzare. Successivamente, una volta scelta la password e il nome, che ovviamente il nome può essere anche sostituito, avrei trovato questa situazione qua. Quindi abbiamo la possibilità di ascoltare l'audio, lo ascolteremo per pochissimi secondi per il fastidioso effetto Larsen. Prova. Disattiviamolo subito. Accanto il simbolo della fotocamera ci permette di scattare delle foto dall'obiettivo della videocamera di sorveglianza e salvarla in questo caso direttamente sul mio smartphone. Sarebbe stato possibile fare la stessa cosa dall'applicazione sul computer e avrei in quel caso salvato il file sulla memoria del computer. Di fianco possiamo registrare dei brevi filmati, anch'essi verranno registrati direttamente nella memoria del telefono. Ed infine sarà possibile selezionare la risoluzione, che quindi va da fluido bilanciato o al massimo della risoluzione, che è 3840x2160, quindi parliamo di 4K e 25 fotogrammi per secondo. È possibile anche dimensionare a tutto schermo la ripresa della videocamera di sorveglianza. Ovviamente non c'è all'interno una scheda SD, quindi non posso andare a rivedere le registrazioni pregresse, ma questa videocamera di sorveglianza ha una funzione veramente molto interessante. Oltre al timelapse, che è molto carino, puoi vedere le registrazioni velocizzate, ma la cosa molto interessante dal mio punto di vista, non presente in tantissime videocamere di sorveglianza, è la possibilità di uploadare le immagini e quindi anche i video ripresi dalla videocamera di sorveglianza tramite FTP. È il protocollo e quindi è possibile gestirlo direttamente, fare un upload tramite FTP delle immagini riprese. È possibile gestire anche l'audio, se vogliamo registrarlo o meno andrà spuntata questa casella, e sarà possibile anche andare a vedere condividere la telecamera con un altro account semplicemente cliccando su share. Push notification, sarà possibile eventualmente selezionare delle notifiche in caso di rilevazione del movimento e inviate o tramite l'applicazione o tramite la mail, semplicemente spuntando l'apposito switch su accanto a push notification. E poi ci sarà impostazioni MD, la sensibilità del rilevamento e quindi anche la scelta dell'area sulla quale vogliamo ricevere gli avvisi. Quindi è molto interessante poter selezionare un'area all'interno della ripresa e se c'è un movimento all'interno di quell'area ricevere successivamente una notifica sia tramite mail che tramite notifica push sul dispositivo. Display, possibile ovviamente ruotare di 180 gradi l'immagine se decidiamo di metterla in alto oppure attaccata al muro. Anti sfarfallio auto, giorno e notte auto, nome della camera, test in basso a destra, ma è possibile selezionarlo in tutte le varie posizioni o addirittura andarlo a nascondere. E sarà possibile anche eliminare la filigrana, che è questa scritta Reo Link in alto, come notate, e quindi sarà possibile aggiungerla o rimuoverla come preferite. Stessa cosa anche la data, sarà possibile selezionarla in varie posizioni dello schermo, in alto al centro, in alto a sinistra, in basso a sinistra, e la sposto ad esempio qua in basso. Detto questo, non ci rimane che andare a vedere come si comporta la videocamera di sorveglianza sia nelle riprese diurne che nelle riprese con scarsissima luminosità, quindi riprese notturne. Ecco, oltre a poter raggiungere la videocamera di sorveglianza anche tramite il suo indirizzo IP, è possibile anche tramite un altro software che si chiama Reolink Client, direttamente da computer. E guardate un po' che spettacolo questa videocamera di sorveglianza, 25 fotogrammi per secondo, ma la risoluzione è veramente spaventosa. Non ci rimane che vedere la scena notturna, aspettiamo che calino le tenebre.
Ecco, guardate invece come si comporta al buio totale la videocamera di sorveglianza. Come notate, l'immagine è fantastica, in bianco e nero ovviamente come tutte le videocamere di sorveglianza, ma immagine ultra nitida, si riesce a vedere perfettamente tutto quello che c'è all'interno della scena, quasi come se fosse giorno, ovviamente in bianco e nero. Bene amici, anche per oggi è tutto, vi ricordo di seguirci sui nostri canali all'indirizzo www.vincenzocaputo.com, trovate il nostro blog, mentre vi ricordo anche, se volete, potete spuntare la campanella su YouTube in modo da essere notificati ogni volta che pubblichiamo un nuovo video. A presto amici, alla prossima, ciao!